in Moldavia e Romania. Oggi vi parlo da Bucarest, da uno dei miei policlinici, dove ogni giorno ricostruiamo decine di pazienti nei 6 policlinici che ho, tutti con impianti dentali, pazienti che hanno perduto completamente i denti per piorrea, incidenti stradali o errori commessi da altre equip. E ti svelo la truffa dei denti fissi su impianti dentali in 24 ore. Io la chiamo truffa perché è il modo di pubblicizzare, perché di pubblicità vera e propria si tratta, una procedura chirurgica e protesica insieme, dove non vengono specificate alcune cose. Il paziente si fa delle idee sbagliate e viene utilizzata per accalappiare pazienti questa procedura in maniera scorretta, perché in realtà i denti fissi su impianti dentali in 24 ore, ma si possono fare anche in 2 ore. Io ti rompo una gamba, ti metto il gesso in 2 ore. Ok, puoi camminare? No, non puoi camminare, quindi dirti che ti aggiusto la gamba in 2 ore non è corretto. Ok, se io ti faccio degli impianti dentali in bocca per mettere tutti i denti, come questa, come questi che vedi qua su questa impronta, ok, questi sono dei denti artificiali. Vediamo, riesco a girare la camera, ti faccio vedere meglio. Questi sono dei denti artificiali che vengono avvitati su impianti dentali, hanno una struttura di titanio e oro, gengiva in composito, denti in zirconio. Un'arcata come questa in Italia può arrivare a costare anche 12-15 mila euro, una singola arcata come questa, più ci devi mettere il costo degli impianti. Questa per esempio è un'arcata su 8 impianti dentali. Questi pazienti che montano i denti su impianti dentali hanno dei problemi in bocca, per cui hanno perduto completamente la dentatura naturale, devono essere tolte le radici e al posto delle radici vengono montati dei perni nell'osso degli impianti dentali. L'intervento di per sé ci occorrono dalle 2 alle 4 ore, dopodiché si fa un'impronta di dove sono posizionati gli impianti all'interno nella bocca del paziente, e su questa impronta si va a trasmettere al laboratorio che cosa? Le informazioni per realizzare dei denti, che sono dei denti provvisori, come se fossero delle stampelle per permettere alla gamba di guarire. Perché questi impianti, quando vengono inseriti nell'osso, sono un po' come se fosse una frattura, no? Ma occorrono dei mesi perché quella frattura guarisca. Allora cosa si fa? Che noi mettiamo subito dei denti finti, in genere in PMMA vengono utilizzati, si possono usare anche di resina, fate attenzione a chi utilizza la resina perché sono materiali quelli vecchi. È importante che gli impianti vengano solidarizzati tra loro con una barra solitamente metallica che li unisce e fa in modo che se c'è qualche impianto, qualche stop nell'osso che è un po' morbido, non è proprio fisso, questa barra li tiene uniti finché l'osso guarisce, calcifica. Ok, non viene specificato questo, che i denti poi devono essere cambiati. Questo piccolo trucchetto, fate molta attenzione, ora vi spiego qual è il trucchetto, perché viene utilizzato per impollare i pazienti questa pubblicità, è quella che al paziente gli si fa un preventivo con gli impianti dentali, gli si fa un preventivo con la protesi provvisoria sopra gli impianti dentali che dopo un paio di mesi deve essere buttata via e ne deve essere montata un'altra. Allora a questo punto cosa succede? Che il paziente si ritrova a dover spendere altri soldi dopo qualche mese, quando è finita la calcificazione degli impianti, che devono essere posizionati i denti definitivi, si fa un'altra impronta, ma il preventivo lievita. In alcune nazioni dove il dentista costa molto, questo stratagemma viene utilizzato per abbassare il preventivo percepito lato paziente. Quello che accade è che gli viene suddivisa la spesa in 2 tranche praticamente, ma viene illuso a livello di pubblicità, a livello di... vedete che stiamo lavorando qua a Bucarest, questo è il policlinico di Bucarest, faccio vedere.
E quindi dicevo, c'è la tranche, che il preventivo viene diviso in due, dove c'è la prima fase chirurgica, c'è, ci sono i provvisori. Sulle pubblicità mi devi scrivere, ti metto dei denti provvisori da buttare in 24 ore, questo sarebbe corretto, ma non ti faccio i denti definitivi in 24 ore, perché per i denti definitivi, solo per realizzarli a livello tecnico, servono almeno 10 giorni, ok, per fare le cose come vanno fatte, ovvero con zirconio, titanio oppure composito, materiali che sono più performanti. Quando invece tu mi metti nelle pubblicità i denti fissi su impianti dentali in 24 ore, e ci sono tantissimi dentisti che fanno questo genere di pubblicità, puntano sulla velocità per far scegliere il paziente, wow è bello, in un giorno c'ho di nuovo i denti. No, in un giorno ti mettono il gesso alla gamba, ma non puoi ancora camminare, non puoi, devono passare dei mesi, devi affrontare una riabilitazione vera e propria. Questa è informazione sanitaria corretta, dire al paziente le cose reali come sono, non illudere con la pubblicità i pazienti per mettere dentro pazienti, fargli un preventivo basso, poi aumentare dopo dei mesi il preventivo dicendogli ok, adesso hai messo il gesso, dobbiamo iniziare a fare tutta la fisioterapia, dobbiamo iniziare a, che ne so, cambiare anche il gesso, un gesso intermedio. Le cose devono essere chiare dall'inizio, ok? Noi qua in Moldavia e Romania nel preventivo mettiamo tutto quanto. Fate attenzione a quei preventivi dove non sono contemplati i denti definitivi, parlo di arcate su 4, su 6 impianti dentali, su 8. Poi ci sono alcune situazioni particolari come gli impianti zigomatici, pterigoidei, dove lì non sappiamo in realtà, se non prima di un anno, quali tipi di denti definitivi si possono mettere, se con la barra, semirimovibile, avvitati. Sono delle situazioni, quelle di chirurgia maxillofaciale avanzata, un pochino differenti. Ma per quanto riguarda le tecniche con 4, con 6 impianti dentali, i denti definitivi, almeno i modelli base, standard, quelli dovrebbero essere menzionati da subito, perché fanno parte del pacchetto terapia. Invece ci sono alcune nazioni dove il dentista costa troppo, dove alcuni dentisti che hanno inventato alcune tecniche suggeriscono ai loro corsi di marketing di dividere la spesa, ovvero mostra prima un preventivo per la parte iniziale delle cure, la chirurgia e il gesso sopra gli impianti, mettere i denti, io li chiamo come il gesso alla gamba, i denti che servono a far guarire l'osso. Nei cartelloni stradali potrei scrivere denti fissi su impianti in 24 ore. Non è la verità quella. In 24 ore ti faccio la chirurgia e ti monto una ciabatta di plastica sopra gli impianti, ma il paziente ha la percezione, se tu non lo menzioni, che in 24 ore finisce le cure, le terapie, invece no, quello è solo l'inizio. Se vi è capitato anche a voi di leggere queste pubblicità, sappiate che i denti fissi in 24 ore noi non li abbiamo mai pubblicizzati, per esempio, perché sappiamo essere una cosa scorretta. I denti ci possono volere anni per finirli, mesi, 6-8 mesi. In 24 ore quello che posso fare è traumatizzare la bocca di un paziente, togliergli via tutti i denti, avvitare delle vitrine che sono definitivi, no, sono semplicemente dei provvisori. Io ti faccio un saluto qua dal policlinico della Romania di Bucarest. Se anche tu sei un paziente a cui hanno fatto un preventivo simile, contattaci, perché siamo curiosi di vedere perché hanno fatto questo preventivo qua. Nei prossimi video andremo a divulgare sempre di più questa pratica scorretta. Io ti faccio un saluto e a presto.